un nuovo sistema completamente automatizzato per il laboratorio di analisi dell'ospedale di Campostaggia a Poggibonsi. Il sistema innovativo Corelab, il primo in Toscana, è stato inaugurato alla presenza del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, una piattaforma che servirà al bacino dell'area senese per poi essere estesa nei territori dell'ASL Sud-Est. Consente anche agli operatori di lavorare meglio e alla fine consente anche di risparmiare e per i cittadini analisi che sono più sicure e tracciabili. È un progetto da 80 milioni che riguarda tutta la sanità toscana, tutti gli ospedali gradualmente saranno riforniti di questa strumentazione di laboratorio ed è anche la dimostrazione evidente di come la sanità ha bisogno continuamente di innovazione. Il presidente Rossi ha anche annunciato nuovi importanti investimenti per avviare la progettazione del nuovo pronto soccorso. Questo è un pronto soccorso che attrae anche da fuori bacino di questa zona. Bisogna raddoppiarlo da 700 metri, portarlo a 1300 metri. Ci costerà circa 5 milioni, ci viene richiesto con insistenza anche dai sindaci. Il direttore generale sta lavorando al progetto e appena possibile partiranno i lavori. Il sistema automatizzato del laboratorio di analisi di Campostaggia garantirà così la semplificazione dei processi e la tracciabilità delle provette. La completa tracciabilità dei campioni consentirà così in ogni momento il loro recupero per eventuali approfondimenti diagnostici senza dover richiedere un ulteriore prelievo ai pazienti.